Eh, fuori tema. A scuola mi avrebbero detto fuori tema. Il compito prevedeva altro. Ho risposto nel merito. Non c'entrano dinamiche politiche o logiche elettorali. C'è un'ipotesi di aumento di tasse? Sì. La Lega è a favore di un aumento di tasse? No. Basta. Non ci sono altri ragionamenti. Ci sono due documenti scritti. C'è un'ipotesi di aumento di tasse che la Lega non avalla. Se altri firmano in bianco un mandato per aumentare, magari fra un anno o magari fra due anni, un bene sacro per gli italiani che è la casa, l'ok okay della Lega non ci può essere. La spiegazione è molto più semplice di quanto la si possa fare. No, che la Lega è contro l'aumento di tasse cioè noi abbiamo dato la fiducia al governo Draghi per non aumentare le tasse. Se qualcuno ha cambiato idea e pensa di aumentare le tasse, lo spiega agli italiani. Mi sembra è scritto. Ripeto, perfino ad Agora si può leggere quello che c'è scritto. Non è difficile. C'è scritto più serio non è un uno strappo lo strappo non l'abbiamo fatto noi noi abbiamo dato la fiducia a un governo che si è impegnato a non aumentare le tasse qua c'è un'ipotesi di aumento di tasse? Sì è una crisi di governo. ma non è una crisi di governo evidentemente è un governo che deve chiarire che non è il momento di aumentare le tasse e che ma non lo so non mezz'ora prima di una riunione mi auguro cioè ma, ma lei, i miei ministri hanno avuto questa cosa qua in mano mezz'ora prima di una riunione. Non si fa così. Noi lo diciamo con estrema lealtà, ripeto. Punti inseriti non previsti, riforma del catasto, rimodulazione dell'IVA, tutto vago, riforma della riscossione con abolizione agio e incorporazione di riscossioni in entrate. Punti richiesti dalle commissioni esclusi. Mini flat tax per chi supera i 65.000 euro, rateizzazione di saldo e acconto per i lavoratori autonomi, superamento dell'IRAP. Nessuno strappo, semplicemente chiarezza. In questo momento aumentare di un euro una tassa a un italiano non va bene. Quindi, se i ministri del PD ritengono che invece sia il momento di aumentare qualche tassa, spieghino, magari mi convincono. Eh. Difficile, però magari mi convincono che no, è giusto aumentare un'aliquota IRPEF, è giusto aumentare l'IVA su un prodotto, è giusto aumentare l'IMU sui capannoni, è giusto rivedere gli estimi sulla seconda casa. Secondo me no, ma ripeto, il Presidente Draghi l'ha detto a Confindustria, non è il momento di prendere soldi dalle tasche degli italiani, perfetto, lo firmo. Perfetto, se siamo a posto, vi ringrazio.